Siamo qui con Fabio Mazzoni, presidente della Vela in Lombardia. Non è magari una regione proprio marittima, però grande lavoro dietro le quinte per portare avanti questa bellissima disciplina. Ma in realtà la Vela in Lombardia ha prodotto dei campioni che sono stati all'apice della storia del nostro sport. Basti pensare che il tattico di Azzurra viene dal Lago Maggiore, uno dei più grossi titolati timonieri altrettanto, e poi Lombardia Vela significa anche Lago di Garda, che è una palestra naturale per lo sport della vela. Il lavoro che facciamo è tanto, è in prima linea, e ovviamente i periodi per tutte le federazioni con le contrazioni dei budget sono difficili, non per questo ci vogliamo limitare. Grande attenzione alla promozione, grande attenzione ai nostri giovani. Per il 2015 entrante, quali sono le aspettative e gli obiettivi? Ma noi abbiamo per quest'anno la regata più importante in assoluto della vela giovanile che si tiene in Italia, che è la Coppa Primavela, cioè la regata d'ingresso per i giovani che cominciano l'attività, quindi parliamo di ragazzini di 8, 9, 10 anni di età, collegate alla quale si tengono poi i campionati nazionali giovanili under 16 delle classi a singolo, cioè le barche su cui si va da soli. Sarà una manifestazione bellissima che si terrà sul lago di Como ad Ervio tra l'8 e il 15 di settembre del 2015, quindi in pieno periodo Expo, e noi la ricollegheremo sicuramente a una serie di eventi promozionali non solo del nostro sport ma anche del nostro territorio a cui siamo molto legati.